Ma almeno, ma hai praticato almeno? Io poi faccio questa domanda, no? Ti faccio questa domanda. Cioè, hai praticato almeno prima di parlare? Perché io un pochino ho praticato. Perché qua sono tutti forti, no? A parlare, a parlare, a parlare, no? Mai praticato? Ti sei sfiancato a fare le tecniche? Cioè, mi vieni a raccontare la storia del karate di Okinawa e queste cose, no? Ma che cazzo me ne frega a me? Che cazzo me ne frega a me? Figa. Incredibile, cazzo. Leoni da tastiera. Il leone da tastiera. Mi vieni a spiegare le cose teoricamente. Ma le cose non. Queste cose qua non sono mica teoriche, sai. Non sono teoriche proprio per un cazzo. Io ho un po' praticato e posso dire qualcosa. Spadaccini. L'ho detto. Non puoi insegnare attraverso un video le cose. Allora, il condizionamento, Cristo, il condizionamento. Mi vedi come cazzo sono? Sono ancora così dopo 30 anni, sono ancora così. Mi vedi come cazzo sono? Sono un fascio di nervi. E secondo te è una roba naturale questa? No. No, non è una cosa naturale questa qua, questa è una cosa acquisita, acquisita. E tu mi vieni a raccontare queste stronzate, no? È Okinawa prima e non è il vero karate Kyokushin, ma che cazzo ne sai te? Questo ha preso la sua strada, ha fatto il suo karate, no? Ha imparato dei maestri e non è il karate, ma che cazzo dici, figa? Ma che cazzo dici? È karate. È una versione diversa di karate. Anche il maestro Kase ha preso una strada diversa. Il maestro Kase era Shotokan, ha imparato dal maestro Funakoshi. Però ha fatto delle cose diverse. Ha introdotto alcune cose diverse. Però è rimasto fedele alla matrice. Ma con chi cazzo sto parlando? Con chi cazzo sto parlando? Dai, basta, ti ho già dato troppa attenzione. Ciao. Buonanotte a tutti gli altri.